Buonasera a tutti amici del Fatto Nisseno, siamo qua in compagnia di Eros Di Prima, che è presidente dell'associazione Creative Space, nonché organizzatore dell'edizione 2018 delle Vie dei Tesori. Quest'anno abbiamo 15 siti, Eros. Come li avete scelti e perché queste scelte? La scelta è stata sofferta perché comunque, come abbiamo già detto, a Caltanissetta ci sono tanti luoghi da visitare, è possibile da aprire alle visite del Nisseno e non. Abbiamo dovuto in maniera forzata fare delle scelte, non è possibile aprire tutti in un anno e quindi infatti ci auspichiamo che sia possibile continuare nel tempo questa manifestazione in maniera tale da diversificare negli anni i luoghi da visitare. Abbiamo appunto scelto 15 luoghi che sono diversi tra loro e che spaziano, che variano da palazzi privati a chiese, teatri, sale espositive, musei, quindi abbiamo cercato di avere un po' tutto all'interno del panorama di questa manifestazione. Noi abbiamo iniziato questa, ci siamo visti qua in Viale Regina Margherita perché racchiude tre siti diversi. Abbiamo alle nostre spalle la Chiesa San Giusto, poi vedete il Palazzo della Provincia, poi abbiamo l'Istituto Rapisardi che per questa settimana per motivi logistici è rimasto chiuso ma è stato apprezzato negli altri due weekend. Ricordiamo che questo è il primo anno in cui si fanno tre weekend, ne avevamo fatti due l'anno scorso. Poi risalendo troviamo altri posti, abbiamo detto Da qui abbiamo la Chiesa di San Giuseppe, continuando arriviamo al Teatro Regina Margherita e andando ancora avanti possiamo visitare la Chiesa Santa Croce, che noi tutti conosciamo come l'abbadia. Spieghiamolo ai nisseni che tutti conoscono l'abbadia. E volevo sottolineare che da domani sarà aperta, domani mattina la chiesa e poi domenica mattina pomeriggio vi sarà un ragazzo di Santa Caterina, Simone Mezzatesta, che è un ricamatore come facevano le monache benedettine, uno dei pochi che rimane ancora in Sicilia a fare questa tipologia di ricami. Sarà presente in queste giornate proprio a testimonianza e far vedere e toccare con mano come si lavorano e qual è il suo operato. Andando avanti appunto abbiamo la chiesa di San Domenico, mentre invece dalla parte opposta della piazza abbiamo il Palazzo Testa Secca e l'ex Palazzo delle Poste, nonché sede della Banca del Nisseno. Questa è la zona centrale. Sono nove siti, sottolineiamo, che sono possibili, sono fattibili e visitabili tutti in una volta. Infatti noi siamo partiti da qua perché volendo si può lasciare qui la macchina, vedere poi questi tre siti e poi continuare questa passeggiata e poi chi vuole può scendere anche alla fiera del Santo Patrono, poi riprendere la macchina e spostarsi. C'è il Museo delle Vare, che noi del Fatto Nisseno siamo molto legati a questa tradizione, quindi la vogliamo sottolineare. E poi abbiamo da Villa Grazia e liceo classico con il museo scientifico vicine tra di loro, mentre dalla parte opposta, dall'altra parte della città, abbiamo il Museo Averna con nelle vicinanze la Chiesa del Santo Spirito e la Basilica del Santo Spirito e il Museo Archeologico. Quindi dicevi che è difficile scegliere per te tra tutti i siti, perché come un padre non sa scegliere i propri figli, però due ti rimangono nel cuore. Due rimangono nel cuore, sì. Uno è il Palazzo Testa Secca perché è stata per me una scoperta, come lo definisco io è un museo vivente perché comunque è abitato, e quindi entrare nella casa di una persona e vedere come ancora vivono dei ricordi della storia di Caltanissetta è fantastico a mio avviso. E poi Villa Grazia, una villa quindi in città, un altro luogo abitato luogo. Quindi Villa Grazia è disabitata e infatti rimane tanto nel cuore anche perché ci siamo messi in primis noi in gioco per riportare alla luce questa villa anche internamente, per dare una sistemazione agli arredi, a quello che abbiamo trovato, perché era una villa rimasta lì ferma un po' nel tempo, abbandonata, un po' anche certo abbandonata senso. E quindi ci è piaciuta questa sfida nel riportare e dare lustro a questa villa che dal Nisseno è sempre stata vista. Chissà cosa c'è là dentro. Cosa c'è dentro. Allora noi accogliamo il tuo invito e andiamo subito a vedere Villa Grazia. Siamo qua a Villa Grazia con Yuri Di Prima e abbiamo accolto il consiglio di Eros di venire a vedere questa villa che non abbiamo mai visto. Come mai non era mai aperta? Diciamo che è una villa disabitata dal 96, quindi è stata acquistata dagli attuali proprietari e ovviamente anche i relativi eredi nel 51. Quindi attualmente è disabitata, mentre soltanto la dépendance è attualmente
proprio per l'occasione abbiamo voluto rendere fruibile l'abitazione, perché molte persone hanno richiesto di poterla vedere dentro. È sempre stata vista al di fuori, ma dentro ne vale veramente la pena. I cittadini hanno accolto di buon grado questo vostro invito, questa vostra opportunità, perché ricordiamo soltanto per questi due, quest'ultimo weekend, poi verrà chiusa, non sapremo più quando la possiamo rivedere. Quanti turisti sono riusciti a venire a vedere? Turisti, noi diciamo sempre nisseni e stranieri, perché anche il nisseno deve scoprire i nostri tesori, giusto? Allora, negli ultimi weekend ci sono stati più di 700 visitatori, già soltanto questa mattina 100 visitatori, quindi si prospetta un altro weekend molto bello. Abbiamo avuto anche delle scuole che hanno accolto l'invito per venirla a vedere, quindi è un'opportunità da poter sfruttare. Si vede quanto tempo ci vuole per visitarla? Il tour guidato dura circa una mezz'oretta. La possibilità è proprio aperta a tutti, dal bambino all'anziano, perché comunque la bellezza è per tutti e Villa Grazia offre tanto. Ci ricordi come funziona il biglietto, il tagliando? Facciamo un brevissimo riepilogo. L'acquisto del biglietto singolo può essere appunto acquistato qui all'interno della villa con un solo costo di 2 euro. Poi c'è la possibilità di acquistare i coupon da 10 biglietti, 10 euro, 4 biglietti, 5 euro, o online nel sito delle vie tesori o all'infopoint dall'ex rifugio del DM. Perfetto, d'accordo, grazie mille. Allora proseguiamo il tour e noi andiamo a vedere qualcosa che racchiude un po' il cuore e la storia della nostra città con il Museo Averna. Ed eccoci qua nell'ultimo sito delle vie dei tesori, che abbiamo detto geograficamente il più lontano dal cuore della città, e siamo proprio dentro la fabbrica dell'Averna. È un legame ancora forte con il nostro territorio, ma questa fabbrica è ancora chiusa? No, la fabbrica, lo stabilimento è rimasto sempre aperto ed è l'unico sito produttivo dove viene preparato appunto l'amaro, l'amaro Averna, che viene distribuito in commercio in tutto il mondo. Quindi l'infuso continua a essere prodotto qui da 150 anni a questa parte. E noi ne sentiamo ancora il profumo, per chi volesse venire a vedere, a sentire il profumo, a scoprire questa visita che dura un'ora. Tutte le visite durano dalla mezz'ora all'oretta, quindi si entra con un biglietto proprio modico, però si fa un'esperienza culturale molto bella e molto affascinante. Sì, qui i visitatori hanno modo di visitare appunto quello che è il museo aziendale Averna, il sito produttivo, quindi dove arrivano le erbe, dove si prepara il mix, e non per ultimo la cantina dove viene invecchiato Amaro Riserva Don Salvatore, che è la novità realizzata quest'anno per celebrare, speriamo al meglio, il 150 anni appunto dall'inizio della produzione di Amaro Averna. Ma queste cose a quante persone le hai già raccontate? Circa 500 ad oggi. 500? Stranieri, italiani, nisseni, anche, turisti? Anche, ci sono state dalle scolaresche ai turisti in viaggio di passaggio, persone di passaggio per motivi di lavoro che hanno visto il totem e incuriositi si sono fermati, e anche stranieri venuti dall'Australia. Quindi per chi volesse continuare a vedere le vie dei tesori, al tempo tutto sabato e tutta la giornata di domenica. Perfetto. Poi questi 15 siti chiuderanno al pubblico e non saranno più fruibili. Quindi io saluto tutti quanti dalla fabbrica Averna e vi invito ancora una volta a vedere le vie dei tesori. Grazie. Grazie.